No, ma forse non mi sono spiegato bene, te l'ho detto anche prima, nel senso che il Presidente ha espresso un giudizio e una sua idea. E io ho già detto che se ci fossero dei problemi o qualcuno pensa che si può prendere in esame un'altra situazione, io sono il primo a parlarne e ben venga se poi il resto del gruppo ha piacere di un'altra situazione. No, diciamo che questo per adesso è più un problema vostro che della squadra, vedo che ne siete abbastanza. Tutte le domande sono concentrate su questo. Io penso che la squadra e l'allenatore abbiamo altri pensieri in questo momento, però visto che è così attesa, spero che insomma l'allenatore o per Fabio o per qualcun altro la dia prima possibile, così superiamo già uno step. Ma io è un gruppo che comunque in campo da un po' di anni incontro, quindi conosco i valori dei calciatori e questo periodo mi aiuterà poi a conoscere anche le persone, che insomma tante volte poi in campo uno si esprime in un modo, poi magari è fuori dal campo in un altro e quindi dovremmo conoscerci prima come persona. Calcisticamente ci sono degli ottimi calciatori. Ci sono chi viene da stagione positiva o negativa, però penso che la qualità e la consapevolezza dei giocatori che ci sono qui siano di un buonissimo gruppo. Beh, sicuramente bisognerà trovare un po' di intesa, quindi dovremmo essere bravi e concentrati dai primi giorni per cercare di bruciare un po' le tappe. Un minimo di conoscenza ci sarà sicuramente. Io ho sempre avuto questa responsabilità e ce l'ho come caratteristica alla Lazio per 5 anni con grandissimi campioni, quindi ho sempre tirato fuori la mia di personalità. E a Firenze sono arrivato 2 anni e penso di essermi ritagliato un grandissimo spazio sia come calcio giocato e sia per la consapevolezza della squadra. Ad avermi insomma come punto di riferimento, ho lasciato tanti amici, quindi vuol dire che poi uno lascia qualcosa anche sul piano umano e io penso che per un giocatore sia la cosa poi alla fine più importante, perché i risultati dipendono da tante cose, ma la persona poi rimane. Ma io penso che già bisogna cercare di programmare, cercare di migliorare la stagione scorsa, perché comunque non penso che sia nella possibilità del Palermo fare meglio e quindi quello deve essere il primo obiettivo nostro, cercare di migliorarci con il gioco e con la voglia, poi il campo sicuramente dirà la sua, noi dobbiamo cercare di andare oltre a quello che pensano gli altri.